Ciao raga, come va? Bene, spero. E niente, tutto bene? Perché io sono qua per registrare con voi e niente. Dunque, che dire? Questo video che riccio come al solito. Se va, seguitemi fino alla fine perché vi farò vedere, vi dirò un sacco di cose e niente. Dunque, questo è un video per parlare un po' con voi, ma anche per parlare un po' di tutta la giornata. E basta. Allora, dunque, questo video, se vi interessa o se vi piace, mettete un bel like di supporto, un commento prima di iniziare e soprattutto attivate la campanella se vi iscrivete. Ok, niente, cominciamo subito. A dopo. Eccomi qua. Allora, dunque, questo video vuole essere un video appunto di intrattenimento, se vi va. Perché mi piace fare questi video così chicchericci, nulla di che. Allora, nulla ragazze. Come prima cosa voglio dirvi il trucco che ho fatto oggi con questa palettina qua. Aspettate un secondo. Di Pink Panda, che mi è stata inviata sempre dalla mia cara amica Rita Cosmetica. Aspettate che mi porto tutto qua, se non vi viene scomodo a voi. Oh, ve lo voglio direttamente di qua. Allora, fatelo se si trovi prima. No, non ce l'ho fatta. Vabbè, allora, questa è la palettina che mi è stata inviata con tante altre cose da Rita Cosmetica. Ciao, bacio Rita. Adoro tanto questa palette, mi piace davvero tanto. La sto usando tantissimo e la adoro. Perché? Perché soprattutto dei colori che metto quasi sempre io, ma vabbè, a prescindere da questi, ne uso sempre tanti altri, ma oramai sta diventando, non come dire, non monotona, però mi sta piacendo tantissimo come sto utilizzando questi prodotti, questi ombretti. Allora, Always Beauty Everyday, non so, vabbè, e Shadow Love More. Vabbè, no, non lo so se ha nome questa palette, però niente, vi dicevo, stavo guardando se aveva nomi, ma Love More, e poi altro non so leggere questo nome di qui, se voi lo capite, ma io non credo perché non lo so. Vabbè, comunque niente, a parte questo vi faccio vedere i colori che ci sono dentro. E questi sono i bellissimi colori, i colori che ci sono dentro. E ho utilizzato questo trio qua, questo qua, trio, non trio, questo, tutti questi, sì. E poi, infine, ho utilizzato questo qua, come sempre, mi piace da morire. E non so perché sto usando sempre quello, e nulla. Poi, matita oggi l'ho snobbata, che sempre quel motivo, sarebbe questa matita qua. Sì, l'ho snobbata, non so come mai, ma non l'ho messa, vabbè, di solito la metto sempre, oggi invece niente, nisba, nada de nada, non l'ho messa. E ha un tratto bellissimo, scrive da Dio, guardate ragazzi, vabbè, sono fatto un segnaccio così, però si capisce che è una bella matita, è anche molto scrivente, sì, mi piace da matti. Poi, come mascara, al posto della matita ho messo questo mascara qua, della Rimmel, e Rimmel è top, è fenomenale. Wow, che lo dico a fare, mi piace e basta. E adoro perché ha veramente non so cosa sto dicendo, comunque sì, è la verità. A me Rimmel piace perché da quando ero bambina che mia madre utilizzava sia Rimmel che Pupa, se non ho capito male, sì, Pupa utilizzava anche Rimmel. Comunque il mascara è questo. E questo, se riesco ad aprirlo, aspettate un attimo perché è un po' durito da aprire, è un po' duro. Qua vi stanno i grumuli. Ok, questo qua è il mascara e questo è il scovolino. Lo scovolino che è molto molto bello, comodo. Oddio, mi sto sporcando. No, per fortuna. Impregna bene tutte le ciglia e non dico che me le volumizza, però mi dà un bello sguardo come questo che ho oggi, ovviamente, no, sto scherzando. Semplice mascara mi ho messo. Questo è il mio trucco.
di oggi, nulla di che, nulla di speciale, però mi piace. Oh, raga, non sono una truccatrice, lo ammetto, però mi piace davvero tanto, molto top. Poi, come correttore, ho utilizzato questo della L'Oreal Infallible Cashmere 327 Cashmere, e mi sta piacendo davvero tanto, veramente è molto buono, copre tutto alla perfezione. E dovete stare attenti che non vi lascia la scia bianca, ma quello in ogni caso ve la fa lo stesso se non state attente. O attenti, perché anche i maschi tra poco mi sa che si truccano, anzi non c'è cominciato a farlo da parecchio tempo, truccarsi anche i maschi, ma va bene, comunque. Allora, questo è un 327 cashmere, la colorazione è questa, aspettate che ve la metto qua. Questa è la colorazione del correttore, molto bello. Copre bene, appunto, e fa veramente una ottima copertura. Infatti, vedete, oggi che non ne ho di occhiaie, perché io ho messo questo. Non so chi è che non piace, ma mi piace da impazzire, ragazzi. È bello, copre e nulla di che. Forse altre non copre, ma a me, chissà per quale motivo mi copre. Boh, vabbè, ognuno ha il proprio tipo di genere di pelle, di occhiaie, non lo so. Io sono una truccatrice, appunto, non so il tipo di occhiaia che ci vuole di coprire, però non è che non me ne intendo, ma non so esattamente come va coperto l'occhiaia. So solo che il tipo scusa, non fondotinta, correttore che mi applico io sul mio occhiaie, sul mio contorno occhi, sulle occhiaie, fa al caso mio. Poi ogni persona è diversa da sé, quindi lo so. Vabbè. Poi, come Beauty Blender, ho utilizzato questa per il correttore, altro nulla. Ho messo un po' di blush. Come blush, ho messo questo della Rimmel Maxi Blush della Rimmel. Questo qua, vedete, non so cosa si possa vedere, ma questo è. Aspettate un secondo, se riesco. Ok, sì, esatto, avete visto bene. C'è la cialda, vero? La cialda si è quasi completamente, un bel bucozzo, c'è cioè un bel bucone, non so cosa si possa intravedere, ma dal video, ma c'è veramente un bel bucone. Sì, mi piace. Questo è, aspettate un attimo, 003 Wild Card, ed è molto buono, sì, mi piace, perché copre bene, copre, che sto a dire, no, vabbè. Colora bene il viso, vabbè, adesso un po' se n'è andato. C'era una bella colorino qua sul viso, sulle guance, ma non so cosa ho combinato, ma come poi potete vedere, vabbè, me ne metto un altro po' adesso, perché sennò veramente non so cosa mi serve. Ah, con questo pennellino mi sono truccata gli occhi, tanto per darvi un'idea. Aspettate che mi trucco qua in diretta con voi. Per dare una sembianza umana, si può così dire. No, vabbè. Si può andare con la spugnetta del fondotinta, perché qui non so cosa ho combinato. Allora, vabbè, questo comunque è il mio blush preferito. Non ce ne stanno altri, ma a me piace da matti. Vabbè, c'è quello della Charlotte Tilbury, che non è male, Charlotte Tilbury. Io non ho prodotti Charlotte Tilbury, lo ammetto, però mi piace da matti. E niente. Poi, come altri prodotti, ho utilizzato questo qua, questa penna qua della Essence per farmi queste cavolo di sopracciglia che non ne vogliono sapere di stare come voglio io, come voglio metterle io. E questo qua è il Essence A Brown Design 02 Brown, sì, 02 Brown. Non so se mettevi i prodotti nell'info box, ma penso proprio di sì. Se mi impegno, ce la posso fare a fare il tutto. Vedete, ecco qua.
Questa è la matita e questo è come scrive, se riesco a scrivervela. Ecco, questo è il tratto, questo qua, aspettate, questo è il tratto e questo scrive così. Allora, questo è il suo pettinino, già, e questo è il suo gel fissante brown, make brown, mascara della Essence, gel per sopracciglia ovviamente, sì, molto... Mi colora molto bene le sopracciglia, come potete ben vedere. Sì, questa sembra una schifezza unica. Questa è un po' meglio, già, ma possiamo perdere meglio. Poi me l'ho setto oggi, non me l'ho sondata, ho dato solamente un po' di burro cacao perché volevo essere un po' più leggera oggi. Perché ho caricato un po' gli occhi, ma qua volevo essere più leggera. Di solito le labbra le carico più degli occhi. Ma oggi ho messo un po' di burro cacao trasparente, boh. Non quello colorato, quello trasparente, appunto. Questo comunque è il rossetto che indosso quasi a volte tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, se così si può dire. E questo di Yves Rocher, vedete? 156 matte. Vedete? Si capisce? Sì. Questo qua è il 156 matte. E sì. Mi piace, ha un bel colore, non lo metto adesso perché tanto non mi va, quindi non mi costringo a mettere cose che non voglio mettermi. Sto guardando quanto ci sto mettendo perché non voglio annoiare troppo. Cioè, e già mi sto ripetendo, però sapete, questo è un canale per intrattenere, poi se non intrattengo, tante volte mi dico che mi dispiace, ma alle volte dico, che ci puoi fare se non intrattieni? Non ci puoi fare niente, pazienza, adattati a quello che riesci a fare, a quello che ti fa stare bene. Perché se non riesci a intrattenere le persone, non è colpa tua. Me ne devo fare una ragione, come suol dire. Però vabbè, a me piace, faccio quello che piace a me, appunto. E niente. Come prodotti, tante volte comunque metto questo, Stay Old 16, Long Lasting. Allora, questo è dell'Essence comunque, vedete? Questo è dell'Essence, stavo guardando qua la dicitura di che marca fosse, di che brand fosse. Essence, non è male per niente, vedete? Eccolo qua, questo è Essence. Ok. E niente. Quindi, ribadisco, recap di tutto, check up di tutto. Allora, check up, recap, come lo chiamare. Questi sono la mia palette che mi è stata ovviamente inviata da Rita. Ciao Rita, di nuovo un bacio. E questo, un bacino. E questa è la palette. Vedete? No, vabbè, io questa palette la amo, la adoro, è troppo bella. Bellissima. Fantastica. Fenomenale. Non so altro cosa dire perché è tutto troppo bello. E niente ragazze, allora adesso vi ho detto tutto, aspettate un secondo, poi vi mostro i miei regali di Natale del 2023. Perdonatemi se non l'ho fatto prima, ma io come sempre arrivo in ritardo. Faccio una prima e una seconda parte, poi monto tutto e vi faccio vedere dopo, vediamo. Eccomi qua, allora, dunque, siamo arrivati alle conclusioni dei saluti. Se questo video vi è piaciuto, perché non mettere un bel like di supporto? Un commento sempre nella sezione dei commenti e grazie ancora per avermi visto e visualizzato anche se stavate facendo altro, lavando i piatti, pulendo casa, sonnecchiando, quello che è. E io vi ringrazio ancora per la dolce visione vostra o come si può dire vabbè, ci siamo capiti. Per la vostra visione della mia compagnia, ma anche perché soprattutto perché mi avete ascoltato che sono una troppo una logoroica time, ma si sa che io quando apro il video logoroico tanto, posso dire, vabbè, abbiamo inventato un nuovo termine. Abbiamo inventato un nuovo termine, logoroicità. Comunque sì, se siete qui per questa scalpestrata, grazie ancora di tutto il cuore, perché no, ci si vede.
in un prossimo video, magari stasera o domani, se mi sentirete stasera, perché farò video ASMR sottovoce. Altrimenti ci vediamo domani con un videoblog in versione normale, come sempre. Che dire? Noi ci si becca appunto. Scusate se guardo di là, intanto mi distrago, ma vabbè, tanto lo sapete che mi intrattengo comunque. Se vi va, comunque sempre se vi va. Ciao e al prossimo video. Like, iscrizione, attivate la campanella e lo so che tutte queste cose le sapete già. I'll see you later. Ciao. Peace. Allora, e rieccomi. Dunque, questo era l'altro video di per metà che vi sto facendo con questa busta che vi ho fatto vedere. Non so se vi ho fatto vedere un'altra volta cosa, ma questa è la busta, questa qui, natalizia, che mi è stata regalata da una mia cara amica barra madrina di cresima, e questa è la busta in sé. Vabbè, dentro, qua dentro c'è, aspettate se riesco, solo farà un rumore pazzesco, faccio questa faccia perché farà un rumore allucinante. Ok, sono riuscita a tirarla fuori. Allora, da dov'è? Aspettate un secondo. Ok, vedete questo cos'è? Questo qua, saponi e profumi, perché non si crede che nessuno mi ha fatto un regalo invece così. Questo è saponi e profumi. Da lì mi è stato fatto un regalo. Vabbè, da lì comunque mi è stato fatto un regalo. Mio marito mi ha voluto, ovviamente, come dolce lei, nessun altro, non lo so di che cosa si può meglio dire, ma le madrine sono sempre le madrine, c'è poco da fare. Come prima cosa vi faccio vedere? La cosa più succulente, qual è? Qual è? Qual è? Qual è? Questa, ovviamente. La palettina! Che ovviamente io l'ho aperta per curiosità, perché non ce la faccio più a vedere. Allora, dietro c'è lo spoiler, ovviamente, di questa palette, della pupa, che è strabella. All'inizio era un po'... ma, non lo so. Poi ho detto, ma dai, sì, perché non ci facciamo un trucco insieme con le ragazze? E questa è la palette, vedete, non c'entra manco nell'inquadratura, tanto che è bella e larga. Ecco qua, questa è pupa. E qua c'è lo spoiler di tutti i colori, vedete? Aspettate che mi alzo un po', vedete che bei colori. Già. Ora ve l'apro e poi vi faccio vedere l'altro, perché ne ho altri prodotti da farvi vedere. Se non, ecco qua. Se riesco a non fare danni qua. Ecco qua. Ops. E questo è il contenuto della palette. Ops, vabbè, lo raccogliamo dopo. Vedete che belli che sono questi colori? Sono bellissimi. Adoro. Bellissimi. Veramente molto belli. Che carini che sono. Colori bellissimi, spettacolari. Aspettate un secondo che raccolgo la palette. Non la palette, sentite a me, va. Come si dice? La velina, come si chiama? Vabbè, avete capito. Allora, eccomi qua. Tanto poi questo pezzo si riesce a tagliare, se no non lo lascio, vediamo. Comunque, questi sono i colori. Ops, questi sono qua. Aspettate, ve la giro di nuovo. Se non mi cade, questi sono i colori e mi piace da matti. Allora, qua c'è blush, terra e tanti altri colori. Comunque, vabbè, per non accecarvi del tutto, faccio vedere. Questo è lo specchietto. Questo vedete? Sì, è lo specchietto. Ma qua cosa c'è? Io lo voglio vedere. Aspettate un secondo, voglio vedere cosa c'è qui. Ah, niente, no, non c'è niente. Mi sembra c'era un altro cassettino qua, né, da queste parti, ma mi pare che non vi sia niente, o sì. Cosa c'è qui? Boh, nulla di che. Non mi sembra che c'è nulla di che. Aspettate un attimo, che voglio
Capire bene. No, non c'è niente. Mi sembrava strano che ci fosse qualcosa di boh. No, niente, non c'è niente. Va bene, come l'ho detto, mi sembrava strano. Ma ti ho detto, non è che c'è qualche altro cassetto dentro, invece no. Poi. Andiamo alle spugnette più succulente. E niente, queste sarebbe ancora più succulente, che significa che vi ho... che vi sto facendo queste spugnette molto belle. È vero, ve l'ho fatto vedere in un altro video, ma per fare un video ancora più completo vi ho voluto approfondire l'argomento inerente ai miei regali di Natale di mia madrina. Queste sono le spugnette, che ve le faccio vedere aperte se mi riesce. Queste sono le spugnette, vedete? Macaron. Le devo ancora lavare, ora non solo. Come sono morbide? Yeah, sono morbide. Sono morbidissime, vedete? Adoro. Una e due. Madonna, quanto sono morbide. Ma sono morbidissime. Vedete, qua. Ora le rimetto, le ripongo davvero, perché poi appena ne ho voglia le uso. Perché vanno usate. Niente, queste sono tre spugnette per il viso. Già l'ho visto la vita. Utilizzo la lavare con acqua, sapone, sciardisce acqua e asciugare. Lavare con acqua e sapone. Ma va, come se non lo sapessi. Del liquido in polvere. La forma di un macaron. Sì, no, praticamente dice che si possono, se si può usare sia per il fondotinta, stavo leggendo, che per il correttore. E io farò questa cosa, anche le polveri, però vabbè. Vediamo. Non voglio definire tutto dell'incarnato. Staremo a vedere. No, stavo leggendo che qua ti aiuteranno ad avere un incarnato più perfetto, una rifinitura più omogenea, diciamo. Vediamo, sarà, è scritto qua, non so se si capisce, ma c'è scritto proprio qua, vedete? Se voi leggete qualcosa, vi è scritto qua. Vedete? Qua vi è scritto. Non si capirà mai nulla, ma fidatevi che c'è scritto così. Niente, ragazzi, questo era tutto. Non so cosa tutto... se riuscite a capire, però tutto quello che ho detto, fatto e mostrato, eccetera. Ma questo, non vi ho fatto vedere l'altra cosa. Aspettate un secondo, no, non stoppo, ve lo faccio vedere da qua. Mi ho messo questo profumo stamattina del tipo di Miss Dior, che è molto buono, è una profumazione fantastica. Io lo amo, lo amo, lo amo. Ragazze, non potete capire che buono che è. È vero, se lo mettete troppo da un po' alla testa, favi mal di capo, come si dice, mal di testa. Però anche se ho mal di testa, grazie a questo che mi fa mal di testa, ma mi piace comunque in bocca, no, però. Allora, se vi piace questo profumo, ok, ma state attente a non darvele troppo. Comunque sì, mi ci ho fatto mezzo bagno con questo, vedete? Ce n'è tantissimo ancora. Ce n'è un bel po', vedete? Però mi è piaciuto e mi sta continuando a piacere. Devo usare anche gli altri e non li sto utilizzando gli altri. Oddio, lo sto facendo cadere. Ok. E niente. Questo è tutto. Ci vediamo per saluti. E niente.